Allora, non è possibile che è da 4 episodi che io continuo a dire che voglio finire Despiace Sepolcrede e ogni singola volta mi perdo in discussioni, mi perdo in lore e finiamo in un posto assurdo da cui non riesco a tornare indietro. E ancora oggi non ho finito Sepolcrede. Quindi, nonostante io abbia finalmente editato l'episodio 13, che era pieno di lore e pieno di informazioni, nonostante abbiamo davanti a noi una nuova area e abbiamo la conoscenza che probabilmente la mappa di Elden Ring è grande il doppio perché ci sono pure i sotterranei, nonostante tutta questa roba qua, io voglio finire Sepolcrede. E dai! Cioè, questa è una cosa che avevo visto nell'episodio tipo 4 o 5. Qua ci sono delle spade, perché? Non l'ho ancora controllato perché da 50 episodi che non mi avvicino a quest'area. Ogni volta vado a fare il giro del mondo in 80 giorni. Oh mio Dio! E finiamo di esplorare questa cosa qua. Ah! Godric Laureo, umiliato, ha assaggiato la sconfitta della spada di Miquella. Ora genuflesso implora pietà. Ah... Huh. E io questa cosa qua non l'avevo ancora letta. Tiriamo fuori il taccuino. Ok. Miquella, non conosciamo ancora molto di lui. Al massimo è stato menzionato forse due volte tutta la storia. Sappiamo solo che è un semidio. E quindi Godric è stato sconfitto da un personaggio del genere. È per questo che era così, aveva un mega complesso della sua debolezza e si era messo ad innestarsi pure arte di altre cose e si era spinto a fare delle cose così cruente e schifide. Perché doveva pure compensare per la sua sconfitta, non solo per la sua debolezza. Lì c'è un altro avamposto, chiaramente, dove ci sarà probabilmente un forziere con qualcosa. Ma io assolutamente non ho ancora preso questa strada per la sua interezza. Quindi proviamo. Oh, qua non ci sono stato. Dove siamo? Ah, siamo al punto di sosta e rovina. C'è qualcosa di importante qua dentro? Ci saranno dei nemici, un passaggio per andare sotto. Come al solito, ma che... Veleno. Ok, boc. Oh. Un po' di meno? Porca vacca! Un po' di meno! Via, via, via. Oh mio Dio, li faccio pochissimo. Li faccio pochissimo. Li faccio pochissimo. Ok, 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 ok. Dai, fagli tipo un repost. Qualcosa, esatto. Qualcosa con cui posso punirlo. Let's go! Meno danni del previsto, onestamente. Ma aspettavo di più. Non so se c'è una cura per il veleno. Carne essiccata e immunizzante. Ehi, forse c'è una cura per il veleno. Mi sa che mi hanno appena data. E polvere di Miranda. Per fortuna che posso craftarmeli. Nice. Polline di un fiore di Miranda carnivoro. Sin da tempi antichi, i profumieri tengono in grande considerazione queste suadente polline di Miranda, mai disperse in aria. Miranda che cosa significa? Non è un nome proprio. Eccolo qua, il passaggio per andare in basso. What? Posso trovare una boss fight in una zona del genere? Oh! Ah, ma te sei il tipo con... Ma quell'altro nella zona non mi faceva nulla. L'ho distrutto senza neanche combatterlo seriamente. E te... Oh, smetti di attaccare però anche te. Ah, ti sei parato un colpo, oh mio Dio. Oh mio Dio. Ok, abbiamo finito qua. Questa era la strada per andare avanti, giusto? Quante rune? 1000. 1000, ok. Non, niente di importantissimo. Quindi ci può anche essere un mini bo... Le maschere di pietra della scintipietra. No, dell'accademia. What the fuck, ma... È proprio una statua in testa, non è una maschera. È molto stiloso, devo dire. Complimenti. Chi sei? Tarnished, are we? I wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? Voglio prendere la stregoneria. A yen for glimstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature. With a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rea Lucaria. Hello. As a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? In quanto strega? Beh, onestamente a me non mi fa nessuna differenza di chi tu sia. Né roba del genere. Se sa gli incantesimi, le stregonerie mi interessano. Quindi mi va bene, credo. Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protege in Glimstone sorcery. But I refuse to coddle or cast kind words. Never. Anticipate grievances, young apprentice. Ok. E lei possiamo consegnare la pergamena. Volevo vedere se potevo darla a Roger, in effetti. Però Roger non mi insegna stregonerie, lei mi insegna stregonerie. E ha per noi ciottolo di scintipietra, stele di scintipietra, arco di scintipietra, bombardamento di cristallo,
armamento da erudito e scudo da erudito. Non abbiamo intelligenza per utilizzare nulla perché ovviamente ci abbiamo... Non abbiamo mai livellato intelligenza in nessun modo. Ma vediamo se c'è qualcosa di importante a riguardo. La scintipietra funge da collegamento per scagliare proiettili magici contro nemici. È generalmente il primo passo sul percorso e conduce alla vera conoscenza della stregoneria. Questa mi sa che me la dava anche l'altro stregone. Lancia 3 stelle magiche che seguono il bersaglio. Una stregoneria dell'epitome di Olivinus, che attrae gli stregoni di Sellia, città della stregoneria. E come ti chiamavi? Sellen? Sellia l'ho già sentita? Era le... caverne di Sellia, quella che abbiamo trovato a Kelid? Forse sì. Bombardamento di cristallo. Scaglia una raffica di schegge cristalline di scintipietra. Stregoneria della Brigata del Cristallo, composta da stregoni che bramavano nel sapere della pietra. Segreti racchiusi nelle flebili cogitazioni dei cristalliani. La Brigata di Cristallo, composta da stregoni che bramavano il sapere delle pietre. Quindi c'è una branca della stregoneria che probabilmente dava particolare importanza alla scintipietra e il cristallo della scintipietra. Conferisce affinità magia alla moneta destra. Fu insegnata ai cavalieri del cuculo dell'accademia come compenso per i loro servigi. Tramandata ai cavalieri del cuculo dell'accademia come ricompenso per il loro accordo. I cavalieri del cuculo dell'accademia sono anche questi interessanti. Venivano anche loro menzionati, se non sbaglio, nella... galleria. Perché se non ricordo male, le pietre che abbiamo trovato là nella caverna, una delle finte stregonerie usate dai cavalieri del cuculo. Però vuol dire che i cavalieri del cuculo sì, utilizzavano sia finte stregonerie, ma utilizzavano anche queste. Ah, perché probabilmente erano un gruppo di combattenti differenti. Non utilizzavano le stregonerie con il bastone. Al massimo si potenziavano l'arma, la spada e lo scudo con questo incantesimo qua. Ma per il resto non utilizzavano il bastone. Utilizzavano le pietre per combattere. Ok, ha già più senso come cosa. Pergamena della casa reale. Tieni. Is that a scroll? Takes me back to my academy days. Very well. This is sorcery with which I'm not entirely unfamiliar. I'll be sure to incorporate it into one of your lessons. Never lose that inquisitive spirit, my apprentice. Sono proprio degli studiosi comunque loro, eh? Come in Dark Souls tecnicamente. Falange di scintilama e incisore cariano. Infatti questo qua veniva dalla famiglia reale cariana. Stregoneria della famiglia reale di Caria. Crea un arco di scintipietra difensivo sopra la testa dell'esecutore che attacca immediatamente i nemici vicini. Ah, sono le anime ricercanti. Fu conferita a cavalieri incantati cariani che combinarono quest'arte con la loro abilità spadaccina per tenere i loro nemici sotto pressione, attaccando conseguenze di lame e stregonerie. Quindi loro erano un mix. Non a caso abbiamo incontrato Roger, che era molto più uno spadaccino e utilizzava comunque delle ceneri cariane. Quindi i cariani facevano un mix tra stregoneria e abilità delle ceneri. Incisore cariano. Evoca una spada magica e sfera un fendente veloce. Una tecnica particolarmente efficace anche tra le stregonerie delle spade cariane. È proprio un evocare la spada e colpire con una spada in cima probabilmente al bastone questa qua. Ok, interessante. Andrai anche te alla rocca? Oppure dovrò venire qua ogni volta? Non lo so, non mi cambia troppo, però fammi sapere. Non lo so, onestamente non è che mi cambi molto, però dovrò scoprirla come cosa. E a questo punto qua, credo che abbiamo finito di controllare la strada principale. Ora dovremmo controllare in questa direzione qua. Pure andiamo qua. Dentro il fiume nel lago. What the fuck? Qua ci ho già passato diverse volte. Oh mio Dio! Qua ci ho già passato diverse volte! Ci ho già stato qua! Va bene. Te lasciami in pace, grazie. Non voglio combattere anche te contemporaneamente. T'ho detto lasciami in pace te. Ma porca vacca, t'avevo detto lasciami in pace. T'avevo detto lasciami in pace. Ti avevo detto lasciami in pace. Ti avevo detto lasciami in pace per una ragione. Vieni qua, ti ammazzo. Ma che cazzo è? Ma è fortissimo! È il prescelto! È il vero Lord Ancestrale. Lui altro è Godfrey. Sono morto però. Ma tutta colpa di quel cazzo di soldato di Godric. Mi ha fatto per colpa di questo soldato di Godric 4 ampolle, se non 5. E come mai è spawnato sto tipo? Perché era notte. Così sta funzionando davvero bene per combatterlo. Il contrattacco è perfetto qua. Lui si scopre, può fare un singolo colpo e non lo colpiamo di nuovo. Cavaliere notturno, ma te chi servi? Chi sei? A chi sei collegato te come personaggio? Perché non c'è nessuno che mi viene in mente con la tua estetica. I notturni forse, ma i notturni non so nulla riguardo ancora. Solo che esiste come classe d'origine. Giù! Giù! Prendilo, fallo fino a posto! Let's go! Senza quel soldato di Godric non eri nessuno, eh! Era il soldato di Godric la boss fight, non te! A fondo ripetuto. Speravo qualcosa di più figo. È solo una cosa generica. È peccato. Speravo mi desse una alabarda come lo ha fatto l'altro. Quindi ci sono anche delle boss fight in base all'ora? Oh mio Dio. Adesso controlliamo quella zona lì del lago.
Oh! Ma porca vacca! Insetto di merda! Invasione di dito sanguinante? Nerigius. Ok. Ecco perché mi hanno fatto scendere dal cavallo. Sia perché qua credo ci sia un mini dungeon, sia perché c'è lui. Attenzione. Oh, oh, bel sanguinamento, complimenti. Allora, calmo. Calmo. È stato evocato. Chi cazzo è arrivato? Chi? È il tipo con il cappello. È il tipo con il cappello. Ecco chi sta arrivando. Sta arrivando lui. Si è girato a causa della corsa all'ultimo secondo. E perché quindi lui lo odia? Qual è il motivo? Gli fai pochissimo, è incredibile. Perché lo odi? Pensavo tu di essere quelli che si collegavano ai draghi, perché avevi avvertito che il sangue di drago era inebriante. Ma porca vacca, quanto sanguinamento fa. Addio. Lo sapevo. Attacca, 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 attacca. Bravo così. Calma, è morto, è morto, è morto. Lascialo in pace. Reduvia? La sua arma. Pugnale seghettato dall'inconfondibile lama curva. Arma in uso presso i nobili seguaci del signore del sangue, ovviamente. La sua crudele conformazione permette di dilaniare la carne. Del resto, lo spesso stato di sangue che lo ricopre conferma la sua efficacia nel provocare sanguinamento. Quindi lui odia anche il signore del sangue? È possibile che il signore del sangue sia collegato anche a l'assorbire il cuore dei draghi proprio perché è pieno di sangue, fare le rituali della comunione draconica? Perché sangue? Forse, potrebbe essere come cosa. In ogni caso dovrò andare a riparlare a lui. Caverna di acqua fosca. Questo è chiaramente un mini dungeon. I'm gonna do what's called a pro gamer move. Watch this. Mi compro la torcia. Visto che potrebbe essere buio. E visto che mi è finalmente venuto in mente. Prendiamo la torcia. Ecco qua. Torcia acquistata. Ce l'abbiamo fatta. E lui posso parlargli degli ululati di... A Tetrobosco? Ah, quello... Tetrobosco è quello dove c'era l'orso, giusto? The howl of a wolf. In the Mistwood. I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolves howl, make this signal right under the source. Ah, don't fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Quando sento l'ululato del lupo vicino a Tetrobosco, ha detto? Devo utilizzare quello. In ogni caso... Wow. Incredibile. Ok, questo era proprio minuscolo come dungeon. Ci ha voluto 2 secondi per arrivare fino a qua. E dentro c'è? Nessuno. Sono io il boss. Devo aspettare che entri qualcun altro e poi combatterlo, ok. Non so se dov'è il boss. Apro il forziere. Butches! Butches, sei un boss! Come sei un boss, Butches? Come sei un boss, Butches? No, Butches! Non puoi essere un boss! Oh, no! Qua fuori c'erano dei banditi! Lui era il capo dei banditi! Butches, ma che cazzo ci fai qua? Via, backstep. Ma sul serio? No, ma non ti posso uccidere. Non ti voglio uccidere più che altro. Neanche non è un non ti posso. Tu però sì, chiaramente mi vuoi uccidere. Oh mio Dio, è bellissimo. You're a man of reason. True and true. Non ci credo. Ti compare come boss e poi se puoi risparmiarla e diventare NPC. Questa è nuova come cosa, non è mai successo praticamente. Che figo. Patches. Che cosa ti ho rubato? Abiti di tessuto, sono degli abiti generici. Nulla di troppo importante. E quelli dietro erano ex soldati che erano stati ridotti al banditismo. What? Patches. Ah. Well, what do you know? You're tarnished like me. Now, how did I get that wrong? I took you for a demi-human or some such. An innocent mistake, I assure you.
Well, water under the bridge. Now we're squared up. How about we play nice from now on? Di solito se gli dici non tutto può essere perdonato gli dà un reward. Slow down, son. What's the matter? This simply isn't like you. You've always known an innocent mistake when you see one. Suit yourself. I'm Patches. Patches the untethered. Tarnished like you, only free-spirited. Nomadic, you might say. Only for now, those retired soldiers turned bandits. And they're paying for my gruel. In exchange for my, well, showing them the ropes. But honestly, this looting racket is bloody terrifying. I'm ready to wash my hands clean. Maybe set up a legitimate shop. So don't be a stranger. I'll be ready to wheel and deal come next time. E dove compari? Qua da qualche altra parte. L'altro Patches l'ha francato. E poi mi dice: io ti conosco, amico, tu non sei così. L'ho appena incontrato ora e ci siamo uccisi a botte. Gli ho fatto 3 spadate nella pancia. Tutto tranquillo. Don't forget to pop back for another visit, friend. I'll be ready to wheel and deal come next time. Ok, quindi se ritorno qua e ricarico l'aria, adesso Patches mi vende roba. Vediamo. Ho ricaricato l'aria. Well, nice of you to drop. It's all a bit ad hoc, but I'm sure you'll find something. And welcome to Patches Emporium. L'emporio di Patches. Because everything's top notch. Patches. Oh, what the fuck, Patches? Sigillo di Mark. What the fuck, Patches? Che cazzo hai? Blocca brevemente a terra l'ex prigioniero Mark. Ex prigioniero? Era un prigioniero lui? Ha i pugnali a ventaglio, ha delle zampe di gallina in salamoia dorata, che me le compro tutte e 3. Vende imitazione di grazia? La luce mostra la via, ma senza imporla. Feticcio che simula la guida della grazia. Sono spazzatura. Come la grazia, questo feticcio indica la via con raggi di luce, ma in maniera assai confusa. Utile come ultima spiaggia per chi ha perso la via o per chi crede che una guida incerta possa condurre a scoperte più sincere. Forse ti indica un oggetto più vicino? Una roba del genere, eh? Recettario del missionario. Mi permette di fare la pietra scripta, imitazione di grazia, zampa di gallina e samurai dorata. Oh mio Dio, te la puoi craftare così? Questo si compra subito come oggetto. Ramoscello sacrificale. Talismano modellato su un arbusto dorato, talmente sottile da sembrare sul punto di spezzarsi. Viene smarrito dopo la morte, ma proviene dalla perdita delle rune. Sembra stato reciso dall'albero madre in un lontano passato. È un ramo, quindi è l'albero madre che mi permette di non perdere le rune. Carina come cosa. Costa 5.000 però. Io vorrei questo invece. Anche se adesso non ci servirà, ma forse in futuro potrebbe servirci. Feticcio inteso di magia aurea. Le catene erano usate per legare le creature dannate, note come presagi. Queste, nello specifico, furono create per imprigionarne un esemplare specifico. Per quanto debole, permane in essa una traccia dell'antico potere, sufficiente a bloccare a terra per qualche istante l'ex prigioniero Margit. Sarebbe stato utile durante la boss fight, ma questa è molto interessante. Ci sono delle creature dannate note come presagi. Secondo me, comunque, quello che è anche andato a succedere in parte, visto che c'è un po' questo odio generale per i profeti, i presagi e roba simile, è che qualcuno ha visto nel futuro, e in quel futuro c'è qualcosa che loro non volevano si sapesse. Loro chi? Marika? Le due dita? L'albero madre? Non lo so. Ma potrebbe essere quella l'origine di tutto il casino dell'interregno. Un presagio di qualcosa che ha portato a un casino gigantesco. Io comunque me lo compro ormai. Non ci servirà più a nulla, ma io me lo compro. Potrei anche venderti della roba anche. Tipo questi, ne ho tanti, te ne do qualcuno. Tanto è l'equivalente di consumarli. Così mi compro anche il ramoscello. Mi vende anche una chiave di pietra. Non credo che avrò troppa voglia di fare sempre avanti e indietro qua, quindi me la compro subito. E per il resto parliamo. Yeah, I had those bandits make a clean break. Now they're all suppliers. And good ones at that. I mean, they don't understand a word I'm saying. But it hardly matters. We have a natural connection. They're all foot soldiers. Survivors of a defeated army. Worked to the bone by their high and mighty lord. Only to be thrown out with the rubbish. It's the same old story everywhere I go. To hell with it all. Oh, è di nuovo chiuso. Tra l'altro, i banditi a cui si riferisce sono quelli qua fuori, che sono proprio dei
nemici vestiti di stracci umani e basta. E probabilmente non riesce neanche a comunicare con loro, a parlargli, perché sono presi dalla follia. In qualche modo riescono a fare qualcosa, ma non possono comunicare perché sono presi dalla follia, forse. Perché c'è un secondo forziere adesso, Patches? Wondering what's inside the treasure chest. Trappola. Well, it's a... nothing too special. Just something I'm saving as thanks for a very valuable customer. But then again, it would fetch some spectacular coin. And besides, this valuable customer could be a long time coming. Huh? Everything is give and take. Give and take. Ti ho dato 20.000 rune. Ti ho dato 20.000 rune. Potrebbe essere l'amuleto delle rune. Non saprei. Però se lo apro immagino che lui diventi di nuovo ostile e che mi attacchi. Ma io non voglio che Patches mi attacchi. Lui può sapere tantissimo in questi giochi. Non ci credo, c'è Patches in Elden Ring. Let's go Patches, ce l'hai fatta. Beh, adesso non vorrei rendermelo nemico. Sono curioso di sicuro di quello che c'è là dentro. Potrebbe anche essere soltanto una trappola e lui che cerca di ucciderci, come classico modo di fare di Patches. Ma in futuro proverò a spendere altre rune da lui. Forse sarà benevolo e ci dirà: ok, puoi aprirlo. Sei abbastanza buono come cliente. Ah, quindi ecco perché Margit era difficile. Questo di sicuro aiutava. Ok. Oh, oh! Non ho avuto neanche tempo di fare un taglio e siamo già qua. Con lui che adesso mi può di nuovo parlare. Ah, we meet again. To have fought Nereus and lived. You must have seen your share of battle. I am Eura. As you might recall. Hunter of bloody fingers. Tarnished. Held in thrall by Cessblood. Zealots. Who stalk their own. You stay the path. You're certain to face more of them. Just remember. No kinship with their ilk remains. Their madness precludes it. Don't let your emotions stay your blade. Folli? Quindi la sua quest probabilmente consiste nel trovare diversi invasori sanguinari di qualche tipo e continuerà a sconfiggerli fino a che la sua quest non si conclude. Tra le varie cose che ho fatto nel mentre esploravo la mappa di Sepulchre nel dettaglio, oltre a piccoli drop e qualche encounter che non era per nulla importante, ho incontrato un altro mini dungeon catacomba. In questo caso non ho trovato la statua che in passato avevo sempre attivato per indicarmi dove si trovava la catacomba, ma ho trovato prima la catacomba della statua. E a mia sorpresa in realtà tu puoi entrare nelle catacombe direttamente senza aver prima attivato la statua. Quindi quella raffigurazione serve soltanto come guida per indicarti le catacombe. E mi chiedo chi rappresenti in generale. Potrebbe forse essere l'originale possessore della runa della morte, Maliket, visto che indica sempre catacombe? Non lo so, però per il resto il dungeon è come al solito. Fiamme bianche, golem, demoni, felini. E alla fine la boss fight era un combattente, un gladiatore che in passato combatteva nell'arena, ma per il resto non ci ha dato nessun oggetto molto importante. Ci ha dato il suo martello, che è carino e buono, ma nulla di importante. Mentre esploravo ho anche trovato una capanna del pittore, nella quale era presente un quadro esattamente dello stesso tipo di quello che abbiamo trovato nel castello Gran Tempesta. E anche questo sembra essere un indizio per raggiungere qualche zona del gioco e forse trovare un segreto. E dopo aver fatto molta esplorazione nel dettaglio, ho deciso di cambiare un pochino i miei piani. Oh, lì c'è una grazia. Ok, siamo ufficialmente a Sepulchre d'Est. Oh, finalmente. Ci è voluto un casino, ho dovuto controllare comunque un sacco di altre cose nelle zone di prima, ma finalmente siamo qua. Mi dici se questo è il bosco di cui mi parlava Kale oppure no? Maragi Tetro Bosco, ok, è qua che dobbiamo utilizzare lo schiocco di dita allora a un certo punto. Prima però di entrare qua dentro, io vorrei fare un veloce overview di quello che è Sepulchre d'Est per farci un po' insieme un'idea di com'è organizzato questo posto qua. Senza entrare in dettagli specifici, senza entrare in mini dungeon, senza entrare in mini dungeon. Is anybody there? Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Fight. Servant to the True Order and celebrated repudiator of the false. Oh, grant me succor. Ok, un minimo di dettaglio perché purtroppo c'è una questione NPC adesso che è partita improvvisamente. Ah, you've come to lend me your aid, have you? Well, that's
That's very kind, but Cos'è, non ti piace il mercato di mare? No. No, the help is very much appreciated, even from a tarnished. Despite appearances, nobility is no prerequisite to serving the true order. You might have heard of me, Kenneth Height. Next in line is the rightful ruler of Limgrave, young tarnished. I would have a boon of you. I want you to take back my fort. It lies to the south, beyond the Mistwood. A knight commander from Stormvale took it. A fool, and plumb mad to boot. Simply obsessed with blood. Ti riferisci a questo, te? È questo il castello di Sepolcrede? O è questo il castello di Sepolcrede? L'ordine Aureo, essendo tutto un ordine basato sulla luce, l'importanza della luce e discorsi del genere, ovviamente vedeva male senza luce. Perché erano privi di questa materiale importante. Ma perché comunque esistono delle creature senza della luce? Come sono nati di essere del genere? Non lo so. What are you waiting for? A kiss goodbye? My fort lies to the south, beyond the Mistwood. Ok. Take it back for me. Oh, I see. You wish to know the reward. Fret not. The great Kenneth Height is known for his considerable largesse. The celebrations will be lavish indeed upon the dawn of my fort's retrieval. Grandi festini, capito. Ok, sì, questo va comunque. Perché è a sud di Tetrabosco, quindi deve essere quello per forza. Abbiamo incontrato un nobile che ritiene ancora molto importante l'ordinario e tutto ciò che rappresenta esso. Loro non me ne fregano nulla, sono tutti semi-umani che non mi dicono niente di che per adesso. Quindi li possiamo ignorare. Appunto voglio fare una veloce overview di quello che è Sepolcrede Est per farcene un pochino l'idea del posto. Madò che bello sto gioco comunque. C'è qualche minimo problema tecnico, ok, però onestamente lo sento davvero davvero molto poco. Forse perché l'ultimo gioco che ho giocato è Leggende Pokémon Arceus, che chiaramente non era così curato esteticamente. Però di certo non è per nulla male questo qua. Cioè, quei suoi piccoli singhiozzi, ma non è la fine del mondo. Quello andremo in un secondo momento nel caso ad andarla a recuperare. Voglio avvicinarmi verso quella cosa lì, che potrebbe essere un'altra chiesa, eh. Potrebbe essere un'altra chiesa con o un altro mercante, o un altro NPC, o forse una lacrima. Non sa mai, potrebbe comunque essere tutto positivo. Ma ha la forma di una chiesa, un po' più grande di una chiesa, forse. Le altre chiese erano proprio uguali a livello architettonico. Questa è leggermente più grande. Però sembra di sì. Terza chiesa di Marika. Ci manca la prima e la seconda. Le altre erano la chiesa di Irith e di Elle. Eh sì. Terza chiesa di Marika. Ovviamente lei essendo così importante come personaggio. Che tra l'altro in italiano ci veniva definita anche durante un dialogo con la Leggi Dita. Delle due dita. Cioè descriveva in italiano come regina oltremondo o qualcosa del genere. Ma in inglese diceva proprio goddess. Quindi Elle è la divinità probabilmente. Perché lei ti dice letteralmente goddess in inglese. Ed è, mi fa strano che non sia stato tradotto così in italiano. Oh, altre lacrime? Ampolla di balsamo portentoso. Ok, queste sono le seconde che troviamo. E c'è l'ampolla qua, ecco cosa c'è. La lacrima di cristallo si trova alla base degli alberi madre minori o altrove nell'interregno. Presso le oche di grazia puoi scegliere due lacrime di cristallo in un'ampolla di balsamo portentoso, ottenendo elisir con effetti specifici. Fighissimo. Lacrima di cristallo cremisi e l'ampolla di balsamo portentoso. Quindi puoi utilizzarlo come buff per i combattimenti. Altra lacrima sacra. Non so se basta o ce ne serviranno due per potenziarci ancora. Ma leggiamo. È proprio una cosa base. Me l'ha automaticamente equipaggiato perché è come se fosse un'ampolla base. E io ho giocato fino all'episodio 16 senza un'ampolla base. Nice. Reliquia appartenuta ai chimici, apotecari, sacerdoti dell'albero madre. Attinge all'energia delle lacrime di cristallo, la cui formazione richiede il passaggio di molte lune. Il suo consumo garantisce effetti speciali che variano in base alla miscela di lacrime di cristallo. Riposa presso un luogo di grazia per riempirla. Le pozze sono collocate ai piedi di alberi madre minori tutto l'interregno alla fine di raccogliere le loro lacrime cristallizzate, certo. È quello che abbiamo visto. Perché però gli alberi madre minori perdono queste lacrime cristallizzate? È come se fosse una resina che se cerne o c'entra in qualche altro modo o in qualcos'altro. E comunque lacrime liquido, mi viene sempre da pensarci. E ci sono i chimici apotecari... sacerdoti dell'albero madre. Dove posso personalizzarla qua come cosa? E tra l'altro, lo avevo detto io. È da un sacco che non parliamo con Belina. Questo qua è un momento perfetto per sbloccarla. Parliamole. È da tantissimo che non la vediamo. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish,
I will share them with you. Ovviamente. Dimmi. Very well. In Marika's own words, my lord, and thy warriors, I divest each of thee of thy grace. With thine eyes dimmed, ye will be driven from the lands between. Ye will wage war in a land afar, where ye will live and die. Well, perhaps that might serve you in lieu of a maiden's guidance. Lei ha levato il potere a Godfrey e l'ha mandato in un'altra terra a vivere normalmente? Tra l'altro lei conosce le parole di Marika direttamente, sa cosa ha detto, quindi o era presente... Oh, è Marika? Sembra strano. Troppe cose simili comunque. Miscela di balsamo. In questo menu puoi sciogliere due lacrime di cristallo nell'ampolla di balsamo potentoso. Questo permette di creare elisie con effetti speciali. Ok. Ripristina metà dei PV totali nel balsamo. Incrementa brevemente il vigore nel balsamo. Potenzia gli attacchi caricati per un periodo nel balsamo. Onestamente io farei questi due. Perché avere più vigore e attacchi caricati più forti per i combattimenti è di sicuro meglio. E quindi ora posso fare questo. Potenziato. E ho due buff aggiuntivi. Beh, anche questo sarebbe stato utile contro Margit. Continuo a ritenere che Margit proprio a livello di moveset, non di danni, io non mi riferisco in realtà a quella roba lì, forse non mi ero mai spiegato bene in passato, proprio a livello di moveset era difficilissimo. Aveva un moveset dove poteva andare avanti per con una singola combo di 20 secondi. E aveva le mosse con le armi sacre che erano un po' randomiche, dove poteva punirti davvero troppo in fretta in alcuni casi. Era davvero difficile come moveset, non come statistiche, ok che le facevamo poco, ma proprio difficile come moveset. Altro che Spirit Arboreal. Spirit Arboreal è una minchiata paragonata a Margit per me. Era quello che mi faceva strano. Questa è una cosa importante da trovare. Voglio allora ancora visitare due posti. Voglio visitare questo e voglio visitare il castello. Partiamo da questo e teletrasportiamoci al Sacro Ponte. Ok, da qua dovremmo riuscire a raggiungere quel luogo abbastanza in fretta. C'è la mega tempesta del castello che adesso ci rende molto difficile vedere. È partita pure una pioggia, questa anche non ci aiuta. Ma ci dovrebbe essere una struttura di qualche tipo in mezzo a un laghetto. Non è un grande lago, ma è comunque un laghetto. Qua è pieno di bare. Ok, ah, ci sono gli scheletri. È una zona dove puoi combattere degli scheletri, però non mi sembra ci fosse nulla di importante comunque là in mezzo andare a raccogliere. Poi ovviamente andrò a controllare tutto per bene, però su due piedi non mi sembra di vedere molto. E dovrebbe essere la struttura qua accanto. C'è? Che? Oh, come si chiama questa grazia? Come si chiama questo luogo, anzi? A questo punto. Margini del villaggio di Idrocanto. Questo quindi è il villaggio di Idrocanto. Era un mini villaggio nell'acqua? Un paio di strutture che sono considerabili villaggio? Forse in passato c'era di più, ma con il passare del tempo si sono rotte? Sembra di sì. Ed è pieno di scheletri. L'acqua mi uccide? No, non dovrebbe essere profonda. Ok, non è profonda. Eppure lui è lì a remare con la sua... con il suo veicolo. Sei un boss! È un boss! Marinaio tibiale. Perché probabilmente utilizza una tibia per remare in barca. È lì? No? Mi evoca scheletri da combattere. Ok. Buono a sapersi. Ah, devo cercarlo! Probabilmente cercare di scappare. È un po' Gwyndolin. Mi sa che è un po' Gwyndolin lui. Ok, attenzione a questo. Mi utilizzo l'ampulla per rendermi più forte. Ok. E provo a fare un colpo caricato. Vediamo quanto è forte. Beh, non male. Non male. Non so quanto mi abbia reso più forte, ma quel calcosina comunque si farà di sicuro sentire. Ok, via gli scheletri. Vieni qua. No! Dai! Chi era? Sei uno stronzo! Vai, colpo caricato. Ok, il danno non era cambiato prima. Abbiamo fatto il stesso danno di prima senza però l'effetto. Ah no, c'è ancora l'effetto. Dura parecchio. Devo pensare che fosse finito l'effetto perché mi era finito l'effetto dell'incantesimo. Però no, non è così. Nemico abbattuto. Carino lui era. Diverso dagli altri. 3. Radice mortale. Un'altra. Ceneri di militi scheletrici. Dobbiamo andare verso il portale prima o poi. Spiriti di militi che vivono nella morte, condannati a risorgere fin quando non trovino una degna fine. È questo il grottesco destino di chi è venuto in contatto con le radici mortali. Ah, attenzione. Quindi le radici mortali hanno questo effetto?
Ma a caso qua ci sono le radici? E gli scheletri sono collegati alla morte, al concetto della morte. Ok che è ovvio, ma un po' tutto comunque in questi giochi qua solitamente è collegato alla morte. Ma loro lo sono in modo specifico? C'entrano in modo specifico con la morte? Godwin? La divinità collegata alla morte? La runa maggiore della morte? Non lo so. Ok, poi in futuro faremo un double check per vedere se qua c'è molta altra roba o meno. A questo punto qua voglio ancora seguire un minimo la strada per vedere com'è il passaggio verso Caelid. Perché di qua si dovrebbe andare a Caelid. Poi controllerò meglio questo intero luogo. Ci potrebbe essere anche una cosa del genere. Visto che l'abbiamo vista insieme, la apriamo insieme. Mi richiede una chiave di pietra. Ne ho due adesso, quindi dovremmo essere abbastanza a posto. Hai perso la chiave di pietra dopo l'uso. C'è un reward valido per questa zona qua? Oppure tartarughe? Ok, molto strana come cosa. Tutte queste tartarughe qua non è molto comune. E vediamo se è uno scrigno trappola o meno. No. Talismano tartaruga verde, che mi aumenterà tipo la velocità di recupero del vigore. Esattamente quello pensavo, perché era verde. Talismano raffigurante la tartaruga verde. Le tartarughe sono considerate un ingrediente nutriente, un simbolo di potere inesauribile. Tuttavia, coloro che ritengono le tartarughe delle creature sagge considerano il loro consumo una pratica barbara. Ha senso. È l'anello di Chlorant di questo gioco, solo che qua è l'amuleto della tartaruga. E l'amuleto della tartaruga ti fa recuperare vigore più velocemente. Sembra sensato, ci può stare come cosa. Là c'è un altro albero madre minore. Ci starebbe anche controllarlo per il semplice scopo di vedere se ci sono delle altre lacrime cristallizzate là sotto. E fare un mix di oggetti di cristalli, lacrime di cristallo differenti per la nostra ampolla. Ora come ora. Qua ci sono altre spade con una incisione. Quella è una chiesa. Un'altra. Ok. Re Godfrey, giunto al termine della sua campagna. Le sue truppe durate l'hanno conosciuto sconfitta. Eppure, ha trovato la grazia perduta. L'acera è spenta. Re Godfrey ha fatto una campagna. E comunque è re. Re. Questa volta non è Lord Ancestrale, questa volta è Re Godfrey. Ha fatto una campagna, le sue truppe non hanno mai incontrato sconfitta, ma ha trovato la grazia perduta ed era l'acera è spenta. Quindi quello che ha trovato e quello che ha riuscito a ottenere a fine del suo viaggio con il suo esercito non era quello che voleva. Non era il risultato che desiderava. Anastasia, divoratrice senza luce. Oh bene. Non ho neanche punti abilità. Ok, ma ce la possiamo fare comunque. Bel danno. Bel danno. Anastasia, sei vestita come la tipa che abbiamo incontrato all'inizio del gioco nella cappella del risveglio. Sei vestita uguale. Hai lo stesso vestito. Cosa cavolo c'entri? Ha lo stesso vestito. Ma ha una mannaia gigante, bella anche. Se me la dai sono contento. Cosa cavolo c'entri? Amuleto scorpione sacro. Non la spada, ma un amuleto. Due scorpioni attorno a una cosa luminosa centrale. Guerriero nomade. Missionario. Allora, missionario 3 era, giusto? Formula abbandonata alla missionaria di Dita vissuto molto tempo fa. Aggiunge nuovi oggetti da creazione. Grazie della descrizione. Ah, tra l'altro non mi sa che non ho mai letto la mappa di Sepolcred Est. Mappa della regione orientale di Sepolcrede. Oltre a Tetro Bosco, a sud, comprende le terre attraversate dal sentiero che conduce a Caelid, battuto da molti soldati in passato. Ok, nulla di troppo importante. E lo scorpione cosa fa? Aumenta l'attacco sacro, riduce la resistenza ai danni. Talismano indossato dagli assassini che colpiscono nell'ombra. Raffigura uno scorpione che ha mutato pelle e che stringe tra le chele un cuore che emana un bagliore sacro. Incrementa la potenza dell'attacco sacro, ma riduce la resistenza ai danni. Uno scorpione... Ah, quindi è la pelle... La parte sinistra e la parte destra c'è lo scorpione vero e proprio. E quindi il scorpione è il simbolo di assassini che colpiscono nell'ombra? Potrebbe essere? Non lo so, ma qua, questa volta, non c'è un NPC. Quindi non ci addentriamo ancora di più a Caelid e invece testiamo la zona bassa. Oggi un po' di completismo e molta perillustrazione, perché almeno così, per bene, ci sappiamo come è fatto Sepolcri da questo punto qua. E poi possiamo decidere casomai di fare altro. E poi andare avanti casomai con il fiume di Siofra. Come cavolo si chiama? Era bassina. Per il momento volevo finalmente dare un'occhiata a cacchio di Sepolcri d'Est, che è da 20 episodi che dicevo di voler controllare, ma non avevo mai un'occasione giusta per farlo. È assurda come zona comunque. È gigante anche questa qua. Te l'avevo visto a distanza la scorsa volta? Non lo so.
Ma mi sembri familiare in qualche modo. Esamina. Oh. What? Che era? Oh. Oh no. Cosa mi indica? Cosa mi indica? Devo seguirlo. Ormai l'ho attivato, devo seguirlo. Calmi. Calmi. No, 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 no. Non di nuovo. Non di nuovo. Lo continuo a seguire, ma lo seguo il più stealth possibile. Come mi stai portando? Vabbè, che è la strada che volevo comunque prendere. Però non pensavo di farla così. Una statua di Marika. Da che cazzo mi stai portando? Da un boss? Ok. È finito. Oh merda. Rovine. Mi ha portato alle rovine. E quello sta. Chi cazzo sei? È un amico. Sei il tipo di caricamenti. È la testa da lupo proprio. Chi siete? Salve. Who goes there? Carly sent you, did he? Ever the bloody busybody. Maybe to him you don't seem so strange. The name's Blythe. I'm looking for a man who goes by Darrowell. He fled somewhere nearby. Or so I've heard. Come tell me if you find him before I do. I can offer you ample reward. Ok. Lui è in cerca di questo uomo chiamato Darrowell. E l'ho potuto incontrare perché ho fatto lo scocco di dita, se no non sarebbe comparso. Quindi è una storia di vendetta in questo caso qua. Quello è un elmo? O è una trasformazione in bestia? Sappiamo che esistono dei segni umani, quindi non sarebbe impensabile un essere del genere adesso. In realtà avrebbe assolutamente senso come cosa. E devo controllare se qua dentro ci posso entrare senza risvegliare l'orso, ma non credo. Se mi sente inizio a correre. Ok. Mi ha sentito. Mi ha sentito. Mi ha sentito. Mi ha sentito. Ok, 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 ok. Si può fare anche così, eh? Non devo per forza combatterlo tecnicamente. Trappolone? Niente trappolone. Talismano ascia. Un altro di questa categoria qua di talismani. Potenze e attacchi caricati. Interessante anche questo. Raffigurante un'ascia e un guerriero. Il lord che guidò la lunga marcia brandiva un'ascia. La stessa arma usata dai suoi fedeli guerrieri, i cui fendenti non lasciavano scampo. Quello lì è l'ascia dei Kaiden e l'elmo dei Kaiden. Ah, tanto se il mio equipaggio non vado neanche in Fetrol. Se me la metto? Beh, non male. Possiamo finalmente cambiarci un pochino l'equipaggiamento. Perché no? E allora usciamo di qua e ritorniamo al nostro piano originale. Non pensavo di ritrovarmi a fare roba del genere oggi, ma va bene. Ok. Abbiamo pure incontrato un NPC, probabilmente abbastanza segreto, il lupo. Perché devi essere talmente interessato nel ricontrollare ogni volta diverse cose, andare a parlare con il mercante e scoprire sta cosa e andare a controllare nella foresta. Attività aperta. Oh! C'è un mercante qui vicino. Non so dove sia adesso, però me lo segno sulla mappa. Qua c'è probabilmente un mercante. Dopo che controlleremo per bene. C'è anche un fantasma qua in mezzo. Ah, non posso parlare a cavallo. Peccato. Cosa mi dici? Chi c'è in quel castello? I simumani sono in collera ora che la loro madre è stata rapita. Il nome che ha detto credo che sia quello del lord del... Non è mai stato così visibile la luna. È chiarissima, si vedono anche le stelle. È la prima volta. C'è il cielo terso di nuvole come vedevamo tutto il resto del sepolcro. Qua è finalmente un pochino diverso come zona. E c'è pure questa grazia qua, quindi perché non attivarla? Come si chiama questa grazia? Sarà il castello. Ovest del forte di Height. Il forte del nobile che abbiamo incontrato prima. Vediamo. Sarà super difeso... Sarà facile entrarci dentro? Sarà le coventi di un mini dungeon? Si stanno difendendo dai simi umani. I simi umani hanno qualcosa da rivedere con questo luogo qua. Il cavaliere sanguinante immagino che sia quello di cui si lamentava il nobile, molto probabilmente. Oh, oh, aspetta, aspetta, aspetta. Seme? 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 Tra l'altro, adesso che ci penso, non ho ancora utilizzato la lacrima sacra. Allora, vi riassumo l'esplorazione del castello di Height. Perché è una cagata. Sono tre stanze. Entrata al lato, giardino centrale, mura sopra. Non c'è letteralmente nient'altro. Il nobile ha perso questo castello contro un cavaliere del sangue. Quindi mi aspettavo questo grande combattente. Boss fight incredibile. Roba nuova. È un cavaliere di Godric. Semplicemente
alla Cenere del Sangue. E Nobile ha perso il suo intero castello contro un cavaliere generico del gioco. Era estremamente anticlimatico. Ci deve essere un capo di questo luogo, no? Ci deve essere. Medaglione di Dectus sinistra? È una chiave. Unisci i medaglioni per azionare il grande montacarichi di Dectus. Metà sinistra di un medaglione spezzato in due raffigurante l'albero madre. Unendo le due metà è possibile attivare il grande montacarichi di Dectus, che collega Liurnia all'altopiano di Altus. È il modo per raggiungere forse l'altopiano di Altus, che è quello vicino a Lendel. Si dice che la metà destra sia a Forte Faroth, nella regione di Dracotumulo, nel lontano est. Ma non può essere solo questo. Cioè, quel nobile ha perso il suo castello per un singolo combattente del sangue? Aspetta, controllo meglio. Non è possibile. Forse riferiva a questo? Che c'è un cadavere strano qua per terra? È un tipo di creatura che non abbiamo mai incontrato. Sono sconvolto. Cioè, c'era un boss speciale nella zona con gli scheletri a random. E qua che c'è la quest di un NPC non c'è neanche un combattimento. Devo andare a fare due chiacchiere con il nobile. Dimmi, ti ho soddisfatto? Ah, I've been waiting for you with bated breath. Did you manage to recapture my fort? Oh, excellent news. Just wonderful. And the knight's dead to boot. Well done, my friend. Well done indeed. I knew I was right to trust you. Now, here's your reward, as promised. Go ahead. It's all yours. Attenzione. Right then. Time for me to head to the fort. I've much to do. First, I'll have to re-establish communication with the demi-humans. What's that look? You don't believe me? Well, under the Earth Tree, co-mingling with the demi-humans is made possible. Even the vulgar shall not be left behind under the rule of true order. Which is why I, Kenneth Height, next in line as the rightful ruler of Limgrave, have sworn to uphold it. Just you watch, my friend. Just you watch. Puoi anche comunicare con i segni umani se c'è un vero ordine. Ah, yes. I've been meaning to ask. Would you like to enter my service? I see bright things in your future, stout warrior. Enter into my service and learn the workings of the Erd Tree's true order. And who knows? Perhaps sometime down the line, the grace of gold will return to those tarnished eyes of yours. Quali occhi? What say you? A fine accord, is it not? È un patto? In ogni caso mi interessa. Very well indeed. I knew I saw something in you. I shall await you at my fort. We shall hold the ceremony for your knighting there, I think. I see great things ahead of us. We are truly by the Earth Tree blessed. Questo va, pugnale d'acciaio madre. Pugnale di acciaio madre con incisi di steli. I reali dell'albero madre lo portavano con sé per difesa personale in tempo di pace. Nonostante la pregevole fattura, non è semplice da maneggiare. Solo i rampolli reali, meglio istruiti, erano in grado di sfruttarne al meglio le caratteristiche. Lui chiaramente è molto nobile come personaggio, se c'è anche una cosa del genere. Forse questo qua è il forte? Qui devo andare a prendere il secondo pezzo? Il secondo pezzo c'entrerà di nuovo con i sanguinari. Sì. Oh! Ah, non posso... Ah, sì, posso combattere qua. Adesso è pieno di questi? Cosa è successo al nostro amico? Mi sa che i suoi rapporti per entrare in contatto con i semi umani e ristipulare una pace con loro, mi sa che non sono funzionati come desiderava lui inizialmente, purtroppo. Mi sa che non è andata come voleva. Sarà in cima alla torre lui. Sarà o in cima alla torre o morto, no? Ok, salve. Dica. Ah, you is it? I suppose you must have seen it by now, yes. The sorry state of my fort. Oh, indeed, it is a foul fate for a land to be without a ruler. One must be found, with haste. And not that awful Godric, but a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. Okay. Devo quindi trovare un... Prode rimpiazzo per Godric. Non mi aspettavo di sicuro questo dato a quest. Quindi per adesso non possiamo fare altro qua. Non abbiamo ricevuto nessuna informazione troppo importante. Di sicuro non l'ho fatta ancora tutta Sepolcred Est. Ma adesso almeno l'abbiamo vista, sappiamo un po' com'è fatta e abbiamo un'idea di come funziona il posto.
Ora si può fare altro.